Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Perdonate l'illuminazione, è notte, lo so, è notte, ma non ho avuto tempo di registrare video e quindi sto recuperando, sostanzialmente ad orari impossibili. Oggi però sono frizzante, diciamo, perché parliamo di cinema e per l'occasione sono felice di portarvi sul canale finalmente la mia opinione riguardo a un film appena uscito e che sono contento sta piacendo moltissimo. Si tratta infatti non di un film da blockbuster, ma di un film di un grande autore, con anche dei ritmi non necessariamente aperti a un grande pubblico e che nonostante questo sta ottenendo un grandissimo successo e io sono felicissimo. Quindi potete immaginare che se l'ho visto anche abbastanza tardi, al di là degli impegni personali, vi posso svelare che anche perché io ho tentato di andare al cinema anche prima, trovando la sala completamente gremita. Quindi da una parte ho pensato, ma cazzarola, ma possibile che tutti vanno a vedere un film di Wim Wenders? Com'è possibile? Poi in provincia, neanche a Milano, perché io abito in provincia e non provincia di Milano, quindi è anche raro che arrivi un film d'autore in un cinema della mia zona. Però ho detto, ma cazzarola, ma è possibile che tutto pieno? Dall'altra ho detto, che bellezza, la gente ha voglia di vedere bei film e sono contento. Ma al di là di questo, sì, oggi parliamo di Perfect Days, il nuovo film di Wim Wenders, ormai da diversi giorni nelle sale e che sta ottenendo un inaspettato successo, anche commerciale. È un film che io volevo vedere da tantissimo, praticamente da quando è stato annunciato a Cannes, per più motivi. Innanzitutto perché mi piace molto Wim Wenders come regista, come autore, nonostante è da un po' di tempo che non tirava fuori un film veramente meritevole. Sembrava un po' in stanca, nonostante vanti nel suo palmares, diciamo, film meravigliosi come Il cielo sopra Berlino, Paris, Texas, ma soprattutto la sua fase giapponese. Infatti rivedere Wim Wenders in Giappone per un film nel 2023 mi ha completamente fatto scattare il fangirling subito, perché io ho adorato i suoi documentari legati al Giappone, Tokyo Ga in particolar modo, che lo vede inseguire le atmosfere, il cinema di Ozu in questo 1985 a Tokyo, con questa metropoli profondamente cambiata rispetto a quella che Ozu raccontava nei suoi film, o ancora meglio, e lo sapete che sono fan, appunti di viaggio, note di viaggio, oddio come si chiama in italiano? Notes on Fashion and Cities, appunti di viaggio su moda e città dovrebbe essere, il documentario meraviglioso realizzato con Yohji Yamamoto, e voi sapete che io adoro Yohji Yamamoto, e quel film lo amo alla follia. Quindi quando Wim Wenders si interseca col Giappone, per me ha già vinto, anche perché è inevitabile, questo l'ha dichiarato anche, che sia un autore profondamente influenzato dal cinema di Ozu ed è il primo, diciamo, segnale chiarissimo nella visione di Perfect Days. È un film che Ozu farebbe tranquillamente nel 2024. È proprio Ozu, con la differenza che Wim Wenders riesce a non perdersi e a mostrare comunque un film perfettamente in linea con la sua cifra stilistica. L'altro motivo per cui non vedevo l'ora di vedere Perfect Days è assolutamente Koji Yakusho come attore, uno dei miei attori preferiti in assoluto. Io me ne sono innamorato da ragazzino guardando Cure di Kiyoshi Kurosawa, ma l'ho amato in tutti i film che ha fatto, dal ladro pasticcione di Tokyo Sonata, sempre di Kurosawa, Kiyoshi, a anche le comparsate negli altri film di Kiyoshi Kurosawa come Pulse. Oh, l'ho amato anche in versione un po' rebel in The World of Kanako o in The Third Murder di Koreeda. Koji Yakusho è uno dei migliori attori contemporanei, punto. E io lo amo infinitamente e sono convinto che il mio amore sia decuplicato all'infinito a seguito di Perfect Days. Perfect Days mi è piaciuto, spoiler, sì, tanto, bello,
finalmente sono contento, bellissimo, ma cerco di raccontarvelo un pochettino. Prima vi do la linea di narrazione, di trama, nel caso in cui non sappiate di che cosa sto parlando, e poi cerco un attimo di dirvi che cosa ne penso. Perfect Days è il susseguirsi di giorni perfetti, dei giorni perfetti di Hirayama. Hirayama, tra l'altro, il nome è una citazione a Ozu, perché è il protagonista dell'ultimo film di Ozu, Il gusto del sake. Quindi adoro, ho captato l'easter egg, caro Wim, adoro tutto. E Hirayama è un uomo molto semplice, che conduce un lavoro che agli occhi esterni può apparire estremamente umile. Infatti lui si occupa della pulizia dei bagni pubblici a Tokyo. Se siete mai stati in Giappone, converrete con me che i bagni pubblici in Giappone sono assolutamente meravigliosi, tecnologici, sembrano tipo in larga parte delle strutture di arte contemporanea. Lui di lavoro fa questo e le sue giornate si seguono apparentemente molto semplici, tutte uguali, sembra così, ma ci accorgiamo subito che nessuna giornata è veramente uguale alle altre. Lo è solamente nel susseguirsi di eventi, quindi i piccoli rituali come prepararsi le chiavi, i portafogli, tutto il necessaire all'ingresso quando si esce di casa, prendere un caffè al distributore, mettere una musicassetta nel furgone per dirigersi sul posto di lavoro. Hirayama infatti è un uomo estremamente analogico. Lui, come ogni nostalgico che si rispetti, probabilmente fossilizzato in quella che era la sua giovinezza, ascolta tuttora la musica degli anni 70 su musicassetta, e obiettivamente le scelte musicali sono meravigliose, non solo perché sto facendo un approfondimento però che sblocca un attimo la trama, ma questo lo voglio dire prima che mi perda, non solo perché stiamo parlando di classici del rock anni 70, le scelte musicali sono necessariamente belle perché sceglie belle canzoni di culto, però che però possono apparire superficialmente scontate, perché è l'elenco di canzoni che troveremmo preciso, identico, nella playlist anni 70 di Spotify. Quindi non c'è nessuna scoperta sensazionale a livello musicale qui dentro, ma sono belle canzoni che rappresentano quella nostalgia rock anni 70, ma ogni canzone è comunque straordinaria nel contesto in cui è inserita. Basti pensare all'uso meraviglioso di House of the Rising Sun degli Animals in apertura. Nella prima giornata che noi seguiamo di Hirayama, appunto dopo aver preparato le sue chiavi, il portafoglio, aver preso tutto, aver preso il caffè, essersi messo in macchina per andare al lavoro, lui accende lo stereo su musicassetta e ascolta House of the Rising Sun. E al di là del fatto che questa canzone ha tre significati palesi. Il primo è l'alba del primo giorno che noi seguiamo di Hirayama. Il secondo può anche identificarsi col Giappone. Rising Sun, il paese del sollevante. Ma poi, terzo, il sole, la luce, è una delle grandi chiavi di lettura di questo film. Quindi ogni canzone ha un suo significato. Questa in particolar modo, secondo me, tutte, ma questa in particolar modo, secondo me, anche perché viene poi ripresa in giapponese più avanti nel corso del film, in un altro momento abbastanza chiave. Un altro, sicuramente, pezzo che ha la sua importanza a livello espressivo è poi Feeling Good di Nina Simone, in chiusura, certamente. Ma di questo non voglio parlarvi per non rovinare la sorpresa, nel caso in cui abbiate visto il film. Noi seguiamo appunto una giornata tipo di Hirayama, che appunto di lavoro pulisce i bagni pubblici di Tokyo. Chi è stato in Giappone converrà con me appunto che i bagni pubblici sono straordinari. Sono molto spesso, sono sempre pulitissimi, qualunque bagno, anche fuori. A me è capitato di andare in un bagno pubblico fuori da una discoteca a Tokyo, con gente sbronza, c'era, ma comunque i bagni erano perfetti e sterilizzati. Incredibile, non so come sia possibile. È probabilmente perché un Hirayama è passato poco prima,
Però ecco, Hirayama al suo lavoro dedica molta dedizione e dedica altrettanta passione anche ai suoi momenti privati, ai suoi piaceri privati, alle cose che lo rendono felice, che va dalla cura delle piante alla fotografia, a fotografare la luce che filtra tra i rami degli alberi, fino ad ascoltare musica e a leggere libri, molto spesso classici, che vanno da Faulkner a Patricia Highsmith, per esempio. Seguiamo le sue giornate, che non hanno nulla di straordinario, è una vita molto modesta quella che fa, è straordinaria nel suo ordinario. Il film vede un susseguirsi, apparentemente, lo capiamo subito che non sarà mai così, apparentemente ripetitivo di eventi. Nessun giorno è uguale a un altro, per qualche motivo, nonostante l'impostazione estremamente precisa e metodica di Hirayama. In un certo senso ci sono tanti fattori che possono movimentare la sua routine, e molto spesso sono comunque dei fattori esterni ordinari, che sia la connessione con un senza tetto che in qualche modo si mette a danzare e imitare un albero, o lo sguardo freddo di una donna che mangia la sua schiscia, il suo bento, in pausa pranzo in un parco, in una panchina a fianco di Hirayama, o ancora l'arrivo improvviso di una nipote scappata di casa, oppure l'incontro con uno sconosciuto che gli fa una grande rivelazione riguardo alla sua vita. Tanti momenti comunque scombussolano la routine di Hirayama, e io ho amato profondamente questo film e avevo il cervello pieno di sensazioni che avrei voluto trasmettere. Quindi, nonostante io di solito non faccia questa cosa, io quando faccio una recensione di un film, soprattutto, non leggo nessuna recensione di qualcun altro, non guardo video fatti da qualcun altro, non guardo trailer, non guardo niente, non voglio farmi influenzare. Per Perfect Days qualcosa l'ho letto. Ho letto sia pareri positivi che pareri negativi, cercando di rimanere molto oggettivo, nel senso di non farmi influenzare in qualche modo. E sono rimasto un po' stupito e allo stesso tempo deluso nel vedere che quasi tutte le recensioni si soffermavano nell'analizzare il film come una sorta di poesia che esalta le piccole cose della vita, le piccole cose dell'esistenza, le piccole gioie. Un concetto molto giapponese che si ritrova anche in tante storie di questa di caratura, l'importanza delle piccole cose, delle piccole gioie della vita, è una cosa molto giapponese che va da Banana Yoshimoto ad Urian Sukegawa, e anche nel cinema si trova a pacchi proprio, sia mainstream che autoriale. Ma è veramente solo questo? Per me no. Non è solo questo, non è un'esaltazione delle piccole cose. La chiave di lettura di questo film, secondo me, sta invece nella frase spiccicata «Ora è ora, un'altra volta è un'altra volta». L'idea che l'istante, di essere vivi nell'istante in cui siamo, di vivere ogni giorno nel momento presente, senza per forza farci trascinare dal passato o arrivare o pensare farci tramortire dall'arrivo del futuro, dalle ansie del futuro. È proprio il concetto di Komorebi che viene svelato alla fine dei titoli di coda. La luce che filtra tra i rami degli alberi e crea quell'illusione di luce, no? Quella luce filtrata, dove anche le ombre sono particolarmente importanti. Il fatto che l'albero è lo stesso, il momento può essere lo stesso, no, il momento, però il momento è quello, quindi la luce che filtra in quel momento tra i rami degli alberi non sarà mai la stessa luce in un altro giorno. E forse è per questo che Hirayama, uno dei suoi hobby, è proprio fotografare la luce che filtra tra i rami degli alberi. Lo fa ogni giorno in pausa pranzo, perché ogni giorno quella luce è diversa, un po' come diverse sono le situazioni che lo coinvolgono. Hirayama è un uomo taciturno, schivo, ma è meravigliosamente interpretato da Koji Yakusho, perché se c'è uno che deve esprimere senza parlare meglio di chiunque altro è lui, cioè ha degli occhi che raccontano tutto. È
è schivo, è taciturno, ma crea curiosità. Anche perché Hirayama è dotato da una profonda, però silenziosa, empatia universale. In qualche modo riesce a, si interroga costantemente sugli universi connessi tra le persone, sulle connessioni tra le persone. E sembra non farne parte, ma a volte ne fa parte, anche solo per un attimo, per quell'attimo lì, carico di significato. Il film, però, attenzione, non è solamente questo, non è una lezione di filosofia. Poetico lo è, secondo me, e riesce veramente a toccare il cuore. Ma non, è, non prendetelo come un quel comfort movie sullo stare bene un po' New Age, perché non è assolutamente questo, perché attraverso l'esistenza di Rayama noi conosciamo comunque le inevitabili ombre che noi dobbiamo affrontare nella vita, anche se ci rintaniamo in una routine che ci fa stare bene. Per farlo, Wenders abbraccia lo stile tipico di Ozu, perché si ispira chiaramente a quello pur mantenendo la sua identità, abbraccia anche i suoi ritmi, inevitabilmente dilatati, molto dritti all'osso, molto realistici, ma riesce a infondere ogni momento ordinario di straordinarietà, anche grazie alle scelte estetiche, alle inquadrature di questo film, all'uso della luce, che è importantissimo, ma inserisce nel momento giusto. Quindi ha un ottimo equilibrio da questo punto di vista, è bravo Wim che sei tornato tra i grandi. Inserisce nei momenti giusti gli elementi narrativi necessari per capire che c'è molto di più. Basta un breve dialogo, un dialogo tra il protagonista e la sorella. La sorella che è tornata controvoglia da lui per recuperare Miko. Miko, la nipote di Rayama, figlia di sua sorella, che è scappata di casa e si è rifugiata da lui. Noi capiamo che c'è dell'attrito familiare, ci viene anche svelato, ma non sappiamo che cosa è veramente successo. Il Rayama ha reagito contro qualcosa, probabilmente dalle parole di sua sorella identifichiamo che prima faceva un altro tipo di vita. Probabilmente era in una posizione sociale economica maggiore rispetto a quella in cui si trova ora, ormai anziano, a svolgere un lavoro che per gli altri risulta umile. Non sappiamo se per scelta o per necessità o per un insieme di conseguenze, però è successo e probabilmente c'entra qualcosa anche un attrito familiare in questa scelta. Wenders è bravissimo perché ci suggerisce, ma non svela, non racconta, non è necessario conoscere i drammi di Rayama, li vogliamo percepire, un po' come se stessimo guardando di nascosto. E ci riconosciamo moltissimo lui. Io mi sono riconosciuto tantissimo lui in tanti momenti del film, anche nel suo modo di essere geloso dei propri momenti e di vivere la solitudine in un modo consapevole. Però allo stesso tempo non è una gioia zen, ci sono le ombre e le sentiamo. E probabilmente questa gioia nel vivere ogni attimo come se fosse adesso è derivata anche da un insieme di consapevolezze, ma le cose accadono. Le cose accadono e molto spesso inevitabilmente ci insegnano sempre qualcosa. E delle ombre esistono. C'è un momento bellissimo, che non voglio svelarvi troppo perché è un momento abbastanza cruciale, in cui Hirayama si trova con uno sconosciuto. E i due iniziano a giocare al classico gioco per bambini calpestare l'ombra, no? E arrivano a un dialogo che dice, in cui si chiedono, ma se due ombre si sovrappongono, l'insieme delle due ombre è più scuro rispetto all'ombra da sola? E c'è questo dibattito, sì, no, con Hirayama che rivela che lui, secondo lui sì. Si scuriscono perché il cambiamento è necessario, no? Però quella sequenza lì a me ha dato l'impressione che a volte nella vita vediamo le ombre scurirsi, altre volte non notiamo la differenza. Cioè, è un momento, quello che vediamo di Rayama, secondo me, è un momento di consapevolezza che nasconde qualcos'altro però in alcuni punti, e in questo è sicuramente rivelatorio lo straordinario finale. Il finale di questo film è uno dei migliori finali che abbia visto di recente memoria, e secondo me è bello che metta in dubbio
qualcosa dell'effettivo sentire di Rayama. È un uomo che ha una sensibilità estrema, un personaggio con una sensibilità estrema, ha un'empatia proprio universale, ma è felice. È felice della sua solitudine, della routine di cui lui ha preso fortissima consapevolezza, della sua filosofia di vita. Quanta felicità c'è? C'è tristezza, c'è felicità, c'è accettazione. È un mix di tante cose e di un mix di emozioni. In cui il pianto può essere commozione, può essere liberatorio, il sorriso è qualcos'altro, la risata è qualcos'altro ancora, è tutto assieme. E io in quel momento lì in cui vedevo Koji Yakusho mi esprimeva 400 emozioni nello stesso istante, con un primo piano, dove tra l'altro, attenzione qua, la luce è importantissima, perché la luce non è più filtrata dai rami degli alberi, ma è diretta, lui c'ha proprio il sole in faccia sul finale di questo film, e quindi forse è un momento di svolta, di consapevolezza molto chiaro, molto nitido. Io avevo il cuore qua. Cioè, ho detto, no, vabbè, meraviglioso. In più punti mi sono rivisto. Questo film riesce a rendere straordinari momenti ordinari, perché obiettivamente non è tanto la gioia delle piccole cose o qualcosa così che fa tanto guru, è il fatto che ogni cosa potenzialmente ha un effetto straordinario, che può essere positivo, può essere negativo. Però, in qualche modo, se tu vivi ogni momento come fosse adesso, diventa quasi rivelatorio. E in realtà, il vivere ogni giorno come se fosse adesso, nel modo di Rayama, nell'idea di Rayama, comunque lo porterà a una cosa, a un'evoluzione o a una rivelazione probabilmente successiva. Quindi in realtà c'è questo costruire costante che avviene in un'apparente ripetizione dello stesso giorno. Per me è bellissimo questo film, è proprio bello. A livello di regia, a livello di atmosfera, a livello di musiche, a livello di fotografia. E tra l'altro è proprio bello anche il fatto che sia così nostalgico il personaggio di Rayama quanto è digitale questo film. È stato fatto in digitale e c'è anche questo incontro-scontro tra analogico e digitale, mondo esterno e mondo di Rayama e il contatto tra mondi diversi che possono connettersi come no è un altro tema del film. Però adesso sto divagando troppo. Quello che vi posso dire è bellissimo, guardatelo, bellissimo. Si merita e sono contentissimo del fatto che stia andando molto bene. Per me è un film apparentemente semplice, ma che se visto nella condizione giusta riesce veramente a toccare il cuore. È proprio misurato, è proprio non c'è nulla di troppo, non c'è un fronzolo dove non serve, è proprio equilibrato. È un film che probabilmente avrebbe fatto Ozu nel 2024. Sì, però comunque la mano di Wim la senti. E Wim col Giappone va proprio a braccetto, va proprio a nozze, quindi amo, amo tutto. Probabilmente questa non è stata una recensione al top, perché sento che qualcosa manca. E quel punto, anche quando ho letto le recensioni online e mi hanno deluso perché ho detto: ma veramente è così semplice tutto? È così semplice parlare di questo film dicendo un inno alle piccole cose della vita, della giornata? Adesso capisco che non è così facile, è uno di quei film che raccontare è riduttivo e viverli è un'altra cosa, secondo me. Io comunque ve lo consiglio, per me è magico, l'ho amato tantissimo, ma fatemi sapere anche voi se l'avete visto o non l'avete visto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi consiglio di guardarlo e ne parliamo assieme, magari qua sotto nei commenti. E detto ciò, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!